spadroneggia nel primo tempo, soffre nella ripresa ma porta finalmente a casa la prima vittoria stagionale. Nocerina batte per 2-1 il Barletta al termine di una gara dai due volti che ha visto un pericoloso calo di intensità dei Molossi nel secondo tempo. La cronaca, settore ospiti vuoto, le forze dell'ordine hanno rispedito a casa prima della gara i sostenitori pugliesi privi di tessera del tifoso. In campo Nocerina senza gli acciaccati Nigro e Sardo, sull'altro versante 4-3-1-2 per Scianni Manico, con l'esordio per il neo acquisto Perico. Una timida puntura pugliese dopo 20 secondi, Bellomo conclude altissimo, lascia spazio al dominio rossonero. All'ottavo Catania, imbeccato dal controcross di Bolzan dalla sinistra, spreca praticamente un penalty in movimento. È il preludio al micidiale 1-2 della Nocerina, al decimo Catania imbecca Cavallaro sul filo del fuorigioco, controllo e diagonale basso, 1-0 e festa allo stadio. Tre minuti dopo arriva il bis, movimento ad uscire di Castaldo per il lancio di De Liguori, cross basso al bacio per Catania e piattone che si insacca sul secondo palo. Poca cosa il Barletta nel primo tempo, pur risistemato con un 4-3-3 puro dopo il 2-0. La punizione di Rajčić al 25esimo non impensierisce Gori e allora il monologo rossonero continua. Al 30esimo Scalise cicca la conclusione, Castaldo si fionda sulla sfera ma colpisce il palo. L'arbitro poi vanifica la segnalazione di fuorigioco del centravanti della Nocerina. Due minuti dopo Catania in velocità calibra male il lob da pochi passi su disturbo di Masiera. Secondo tempo, Scianni Manico lascia negli spogliatoi uno spento Infantino per Sciba, ma è la Nocerina al quarto a creare il primo pericolo. Triangolo, Castaldo, De Liguori, Tesoniero, vola a deviare in calcio d'angolo. Da questo momento in poi è predominio del Barletta, al sesto cross di Masiero dalla sinistra, Carbonaro fallisce la mira sotto misura con Gori però apparso in traiettoria. Al 13esimo nuovo brivido lungo la schiena dei tifosi di casa, ancora Carbonaro dai 18 metri conclude a girare e scheggia la traversa. La Nocerina risponde immediatamente al 14esimo, la volée di Scalise finisce però di un soffio sul fondo. Barletta dunque coriaceo dopo due tentativi di velleitari di Rajčić, Carbonaro dal limite, al 29esimo gli ospiti trovano di nuovo un legno sulla loro strada. Caccavallo, da poco entrato su calcio di punizione, colpisce il palo a Gori battuto. 60 secondi dopo l'estremo di casa compie un vero e proprio miracolo sul tentativo a colpo sicuro di Sciba da pochi passi. Dai e dai, il Barletta trova il gol al 38esimo con Caccavallo che concretizza un'azione insistita sulla fascia sinistra, con la difesa di casa però apparsa troppo ferma nella circostanza. Ultimi minuti al Cardiopalma, ne fa le spese il Masseur ospite che spintona un raccattapalle nel tentativo di recuperare la sfera più rapidamente, ma è l'ultimo sussulto. Il triplice fischio è una sorta di liberazione per i sostenitori molossi. Vittoria doveva essere e vittoria è stata, a valorizzare ulteriormente i tre pareggi ottenuti nelle prime tre giornate.